Domenica 20 marzo il gruppo Ripuliamoci insieme al Canoa Team di Boretto si è ritrovata qui sulle rive del nostro grande fiume e ha fatto un'operazione di pulizia. Le vorrei chiamare le pulizie di primavera, visto che domani è il primo giorno di primavera. Noi abbiamo anticipato, siamo partiti oggi, eravamo circa un centinaio di persone, abbiamo percorso la ciclo pedonale che porta da Boretto fino a Brescello, siamo arrivati fino in piazza dove ci siamo fatti anche le foto con la statua di Don Camillo e Peppone. Il risultato della raccolta di oggi è questo. E abbiamo raccolto sia via terra insieme agli asini dell'asineria di Massimo Montanari e Eugenia, sia via fiume con le canoe del team canoa di Boretto. E il risultato è questo. Come sempre, purtroppo, anche oggi siamo venuti a casa a mani piene. Il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare a casa a mani vuote, ma purtroppo ogni volta non ce la facciamo. Ma la soddisfazione è grande perché noi sappiamo di aver tolto questo materiale dalla natura. Oggi è qui al sicuro, Sabar lo verrà a ritirare, che è stata anche uno dei nostri sponsor di questa giornata. Ci ha fornito tutto il materiale, tutti i sacchi e i guanti e tutto quello che era necessario per la raccolta in sicurezza. E in più ci ha regalato anche le maglie della giornata, che è stato un grande regalo perché ognuno ha avuto la sua maglietta, un grande ricordo di questa giornata. E dà un po' anche il senso di appartenenza a un gruppo che è molto importante, tutti insieme uniti per l'ambiente. E questo, insomma, è una grande soddisfazione perché anche oggi, come sempre, c'è stata tanta voglia di fare tutti insieme, che un po' sono le fondamenta anche del nostro gruppo, Ripuliamoci, di fare anche socialità, di fare anche aggregazione sociale. E quindi concludiamo questa giornata veramente con un grande sorriso e un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato e anche a quelli che non hanno potuto partecipare perché avevano purtroppo degli impegni di famiglia. L'invito a tutti è per il prossimo weekend ci sarà la festa di Ripuliamoci presso l'asineria di Massimo Montanari e Eugenia e lì sarà una giornata di festa per tutti. Come sempre ci saranno gadget o in omaggio per tutti, un rinfresco per tutti, ci sarà modo di stare insieme, di fare la raccolta, di fare anche delle chiacchiere e non solo. Quindi si farà qualcosa per l'ambiente, ma si starà soprattutto insieme. Un grazie veramente a tutti di cuore. Dai maglieri lui. Poi vi come spostarvi, eh? Avanti, avanti.